Daniele ha scritto un raggetto di storico base di pesce di monaca terribile, una lunga catena di omicidi, donne. Naturalmente le ricordo che però stiamo ricostruendo una storia che è la storia di Ludwig, che è un signore che ha fatto fuori decine di persone sì. Di cui lei è il capo. Sì, io sono per la storia, sono il capo, certo. Quindi ci sono due possibilità: o sono veramente il capo o proprio non c'entro niente, perché a questo punto ci sono solo le due possibilità. Adesso vediamo se sono il capo oppure se magari non c'entro niente. Dicevano di essere innocenti. Dicevano che era solo uno scherzo. Sembravano due bravi ragazzi. Ma c'erano 15 morti. Trento, 26 febbraio 1983, ore 19. Padre Gianni Gambarato sta uscendo dal suo convento, l'istituto dei padri Venturini. All'improvviso padre Gianni vede qualcuno dileguarsi nel buio. Poi vede qualcun altro giù, a terra. È padre Armando Bison, 71 anni. Il confratello è in una pozza di sangue. Respira ancora, ma è già il rantolo della morte. Ha la testa sfondata, padre Bison, e sotto la nuca qualcuno gli ha conficcato uno scalpello con un crocifisso. Una scena raccapricciante, ma soprattutto un grande mistero. Cosa significa quel simbolo così sinistro, lo scalpello con la croce? E perché accanirsi così su un anziano prete? Massacrato a furia di martellate e lasciato esanime. Delle sevizie che manifestano chiaramente una cattiveria, una voglia di far male, una crudeltà e una ferocia. Mentre padre Bison viene portato in ospedale, gli inquirenti cominciano a ispezionare la scena dell'agguato. Ci sono due borse di plastica. Una contiene un grosso martello macchiato di sangue. È l'arma dell'aggressione. L'assenza di testimoni rende tutto più difficile. Padre Gianni, il soccorritore, è riuscito a scorgere solo un'ombra, presto dissolta nel buio. Ma un'ombra è troppo poco per identificare un assassino. Anche il movente non si trova. Padre Armando Bison è un prete schivo, ben voluto dai confratelli. Il Bison era andato nei pressi per dire una messa in una chiesa in cui era rettore e stava tornando al convento. Ma allora perché padre Bison sta lottando con la morte in un letto d'ospedale? Forse perché padre Bison ha un segreto che non osa confessare a nessuno. Padre Bison aveva deciso di lasciare l'abito talare perché si era innamorato di una signora. E quindi era un prete che sarebbe stato un prete spretato. Padre Bison, insomma, potrebbe essere stato punito. Due giorni dopo l'aggressione, l'ANSA di Milano riceve un messaggio. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha limiti. Il crocifisso porta la scritta Faba, Gott mit uns. Che era Dio è con noi, una frase che dai tempi dell'impero prussiano era arrivata ad avere una grande evidenza nella Germania hitleriana. Il motto della gioventù hitleriana, la Hitlerjugend. Era inciso Gott mit uns sulle cinture delle SS. Gli inquirenti controllano la scritta del crocifisso conficcato su padre Bison. È proprio Faba. La rivendicazione è attendibile. Chi ha scritto il messaggio all'ANSA è lo stesso che ha assalito padre Bison. Un aggressore che si chiama Ludwig. Ma Ludwig, chi sarebbe? Un nome proprio?
un acronimo, una sigla? Il nome di Ludwig comincia a circolare nelle questure d'Italia nel 1980, quando cominciano ad arrivare le rivendicazioni di alcuni omicidi, e in queste lettere Ludwig racconta che certi omicidi iniziati nel 1977 erano stati opera sua. Una storia dunque che inizia qualche anno prima ed è una lunga storia di sangue. Tutto comincia la notte del 25 agosto 1977, 6 anni prima dell'omicidio di padre Bison. Non siamo a Trento, ma a Verona. Esplode una macchina. Dentro c'è un nomade che sta dormendo. Riesce a svegliarsi, scappa con il corpo in fiamme e morirà parecchi giorni dopo all'ospedale per le gravi ustioni riportate. Padova, 19 dicembre 1978, 5 anni prima dell'omicidio di padre Bison. Sempre dentro un'auto viene ritrovato il corpo di un cameriere omosessuale. Ucciso a coltellate e con 2 coltelli infilati, uno alla base del collo e uno alla base della schiena. Venezia, dicembre 1979, 4 anni prima dell'assassinio di padre Bison. In Corte Canal viene ritrovato il cadavere di un tossicodipendente. Anche egli trafitto da numerosissime coltellate, sia alla schiena, sia al volto, sia in varie parti del torace. Ricapitolando, un nomade, un omosessuale, un drogato. Si tratta di 3 persone fuori dalla norma che possono essere, secondo una lettura distorta, imputati di avere dei vizi. 3 omicidi in 3 anni compiuti in 3 città del Veneto e con modi diversi. Si cercano i colpevoli ma senza successo, anche perché nessuno immagina che dietro quei 3 delitti ci sia la stessa mano. Siamo ormai nel 1980 e la polizia veneta ha altro a cui pensare. A giugno a Venezia, per la prima volta in Italia, si riuniscono i grandi della terra. Gli uomini che fanno la storia si sono incontrati, ossequiati, scontrati, stretti, in uno scenario epico e colto, squisito, drammatico e dolcissimo, in una danza diplomatica che ricordava antiche corti, antichi poteri e conferenze, che fecero brillare i geni dell'intelligenza politica. E gli arrivi si sono succeduti agli arrivi, le strette di mano agli inchini. Vi è stato un tempo degli arrivi e Venezia, assorta, ha contemplato, vicina, discreta e tenuta anche forzatamente lontana. Ma proprio in quel 1980 succede ancora qualcosa, qualcosa di molto inquietante. Il 4 novembre del 1980, alla redazione di Venezia del quotidiano Il Gazzettino, arriva una strana lettera. È una rivendicazione. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità dei delitti di Verona, Padova e Venezia. L'organizzazione Ludwig, così si definisce, facendo presupporre l'esistenza di un gruppo anziché di una persona, si assume la paternità delle seguenti uccisioni e cita 3 delitti. Questi delitti vengono descritti minuziosamente per dimostrare che chi rivendica questi assassini sa di cosa parla. Il testo è scritto in caratteri runici. In cima c'è un'aquila con la croce uncinata e si conclude con la frase Gott mit uns, Dio è con noi, il motto di Hitler e delle SS. Sono firmati veramente come se fossero dei documenti di un corpo d'armata oppure di una segreteria di partito. Vogliono dare una sorta di immagine di ufficialità, di solennità. Siamo Ludwig, creare un'istituzione. Una firma per un mistero. Gli omicidi del nomade a Verona, del gay a Padova e del drogato a Venezia sono della stessa mano. Ludwig, chiunque si nasconda dietro questa firma, agisce dichiarando chiaramente la sua adesione all'ideologia nazista e fa pensare quindi che ci sia anche un culto della purezza della razza da parte di chi commette questi omicidi, e quindi la volontà di sopprimere, di infierire nei confronti di persone che naturalmente vivono ai margini. Però si aggiunge un elemento che sicuramente appare piuttosto disorientante, cioè quello di un prete, di un sacerdote. La rivendicazione inviata al Gazzettino sembra credibile, ma è passato troppo tempo per effettuare dei riscontri. Gli inquirenti sono perplessi. Il
fatto che Ludwig appaia e decida di apparire, di spiegare che c'è, che esiste, solo 3 anni dopo il primo delitto, significava che forse Ludwig nasce davvero nel 1980. E cosa vuol dire quel nome? Se uno deve trovare una matrice in quel Ludwig, forse deve proprio cercare una cosa più banale, più semplice, un film, il film di Luchino Visconti e soprattutto l'immaginario che Visconti evoca. Povero dottor Gooden, costretto a studiarmi da mattina a sera, da sera a mattina, ma io sono un enigma e voglio rimanere un enigma per sempre. Per gli altri e anche per me stesso. Ma il re di Baviera è solo una bella suggestione che non vuol dire niente. Ma non vedo perché andava preso per esempio, fu un pacifico, morì poi cadendo nel lago, misteriosamente però. All'inizio gli inquirenti non credono che esista una organizzazione criminale chiamata Ludwig. Pensano invece che si tratti di giovani animati da idee di estrema destra, idee estremiste, però che si tratti di diverse persone, non tanto di una vera organizzazione. Nel febbraio del 1981, però, 3 mesi dopo la rivendicazione al Gazzettino, il giornale veneto riceve un nuovo messaggio. Ludwig si attribuisce l'uccisione della prostituta 51enne Alice Baretta, massacrata a Vicenza il 20 dicembre del 1980 a colpi di martello. Anche in questo caso Ludwig specifica colore e marca dell'arma. Marca Upex, il martello, lì dal peso di 1,5 kg. E il peso del martello fu precisato nel messaggio di rivendicazione. Ma anche stavolta gli inquirenti guardano altrove. Ludwig, intanto, non smette di colpire. All'alba del 24 maggio 1981, a Verona, va a fuoco una struttura che accoglie i senza tetto. Viene bruciata questa torretta, viene buttata della benzina. Luca Martinotti dormiva insieme ad altri, diciamo, disperati, e questo ragazzo, mentre due riescono a scappare, sia pure ferito e ustionato, invece muore bruciato. Questo è uno di quei delitti in cui c'è un processo evolutivo del criminale, perché i primi sono commessi in un modo molto semplicistico, se vogliamo, in modo anche rudimentale. Il responsabile di quel rogo viene cercato a lungo. Qualcuno finisce anche in prigione, ma inutilmente. Restiamo un po' in difficoltà, perché non si sapeva bene chi fossero, da dove venissero. Eravamo poi incalzati anche dai mitomani. Uno è stato 2 giorni dentro e poi lo liberai per mancanza di prova assoluta e uscì fuori protestando perché l'avevo liberato. Il vero colpevole è fuori e si fa sentire il 23 luglio del 1982 con un messaggio all'Ansa di Milano. È una nuova rivendicazione dell'incendio di Verona, firmata Ludwig, con i soliti particolari sull'agguato. Davano dettagli specifici che servivano un po' a dar l'idea che senz'altro fossero loro. Riassumendo, a luglio del 1982 l'organizzazione Ludwig ha già ucciso 5 persone. Lo zingaro a Verona, l'omosessuale a Padova, il drogato a Venezia, poi una prostituta a Vicenza e ancora nel veronese un senza tetto. Ma c'è dell'altro. Nell'ultimo messaggio Ludwig rivendica la paternità di un nuovo duplice omicidio compiuto a Vicenza il 20 luglio del 1982. Si tratta di 2 religiosi, Mario Lovato e Giovanni Battista Pigato. Due frati che vengono massacrati a colpi di martello, massacrati ma con un'insistenza, cioè non si tratta soltanto di un colpo all'uno e un colpo all'altro, molti colpi, tanto che muoiono quasi subito, ma veramente massacrati. Accetta e martello, le armi utilizzate, che vengono abbandonate sul luogo dell'aggressione. Stavolta Ludwig esplicita chiaramente l'ispirazione nazista e i suoi obiettivi.
Noi colpiamo chi tradisce il vero Dio. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. La nostra democrazia è lo sterminio, il nostro fine è la loro morte. Sono slogan che sembrano quasi mutuati da un tempo molto antico. Prevale un fanatismo che oggi chiameremo oltranzista. In questi partiti convivono persone che hanno un'idea superomistica, imperiale, neonazista, ma anche chi, per esempio, ha nostalgia per l'impero, per la cristianità. Un'organizzazione a sfondo nazista, con deliri mistico-religiosi. Ma perché prendersela così con due poveri frati? I due fratelli di Vicenza, ahimè, avevano avuto alcune ombre nel loro passato, per cui erano stati un po' emarginati dal convento, diciamo che avevano avuto alcuni storie di episodi sessuali. Non è finita. Sette mesi dopo, il 26 febbraio 1983, Ludwig colpisce ancora un religioso. È padre Armando Bison, il prete ritrovato a Trento con uno scalpello in testa. La storia da cui siamo partiti. Ludwig si attribuisce questo delitto con la solita rivendicazione ai giornali. Per gli inquirenti ora non ci sono più dubbi. Ludwig c'è, esiste e afferma i suoi folli principi con ferocia inaudita. Ma chi è Ludwig e come catturarlo? Trento, 26 febbraio 1983. Un anziano prete giace a terra con la testa fracassata. Sulla nuca gli hanno conficcato uno scalpello legato a un crocifisso. Una scena raccapricciante, l'ultima di una lunga serie. 8 omicidi in 6 anni. L'assassino del prete di Trento è lo stesso che dal 1977 in Veneto ha già ucciso due frati, un nomade, un omosessuale, un drogato, una prostituta e un senza tetto. Si chiama Ludwig. Ma nessuno sa chi sia. Per gli inquirenti è una caccia disperata. Arrestare Ludwig diventa l'obiettivo di tutte le forze dell'ordine del nord Italia. Però alla fine del marzo 1983 succede qualcosa. Il rabbino capo di Padova racconta agli inquirenti di aver ricevuto una lettera. L'uomo che l'ha scritta si è presentato come Silvano Romano, professore di fisica all'Università di Pavia. Il professor Silvano Romano, per suo diletto, era affascinato dal crimine. Era un attento studioso anche di problemi religiosi, delle conflittualità all'interno della religiosità. E decide di scrivere una lettera al rabbino capo di Padova, Achille Viterbo, in cui, dopo aver elaborato questo suo studio, gli dice: secondo la mia interpretazione, Ludwig colpirà le comunità ebraiche. Le forze dell'ordine rintracciano subito il professore. Vanno a Brescia, nella casa dei genitori, dove trovano materiale importante. Appunti, fotocopie di fatti, accadimenti attribuiti a Ludwig. In una tasca del professore ci sono dei talloncini rossi adesivi con la scritta Espresso. E dei francobolli, identici a quelli di alcune delle invenzioni di Ludwig, casualmente scoprono che era a Trento proprio pochi giorni prima, quando ucciso da padre Bison. Ma Silvano Romano si difende. Quel materiale gli serve per i suoi studi. È proprio grazie a quegli studi che ha capito quale sarà la prossima vittima di Ludwig. Le comunità ebraiche. Il nazismo in qualche modo fece lo stesso, spiegava Romano. Prima colpisce gli zingari, gli emarginati, come ha fatto lui, poi colpisce gli ebrei. Ma secondo gli inquirenti Silvano Romano non parla da studioso, no. Silvano Romano parla così perché Ludwig è proprio lui. Professor Romano dell'Università di Pavia, un cattolico devoto e fervente, diventa di fatto il possibile Ludwig. Gli mettono le manette ai polsi e lo portano direttamente in galera. Il 30 marzo del 1983 Ludwig è finalmente in trappola. La sua crociata di sangue si chiude in una cella di Verona. L'opinione pubblica ha il suo colpevole, mentre i giornalisti fanno a gara per comporre un ritratto del professore killer. L'allora quotidiano del pomeriggio di Milano, La Notte, che fece una descrizione veramente accusatoria
ma sulla base di prove assolutamente neppure risibili da mentecatti. Ma chi è Silvano Romano, in arte Ludwig? È un tipo molto chiuso, solitario, una persona che sembra avere una religiosità quasi morbosa. In carcere legge la Bibbia in tedesco e al cappellano del penitenziario dice di avere molta fiducia nel futuro perché è innocente. Intanto si cercano disperatamente altre prove, altri indizi, e quando gli inquirenti scoprono l'agenda del professore sono convinti di aver chiuso i giochi. Gli fu trovata l'indirizzo di Ludwig in un'agenda. Per fortuna poi si accertò che questo Ludwig era un amico che si chiamava Ludwig, del professor Romano. È un particolare quasi comico, ma che fa riflettere. Davvero Silvano Romano c'entra qualcosa con Ludwig? Cosa c'è contro di lui, a parte adesivi e francobolli? In morale, nel giro di 8 giorni Silvano Romano viene liberato immediatamente, non c'entrava assolutamente nulla. Secondo lei chi è stata la fretta e la responsabilità di questa leggerezza della polizia di Pavia? Non di chi so, è qui stata? Stia cauto, per favore. Sì, sì. Fattualmente io mi trovavo in un posto dove l'ultimo dei delitti ebbe luogo e ne fui particolarmente colpito proprio per il, come dire, la copertura che la stampa locale ne aveva dato, fondamentalmente questo. C'è una citazione di John Donne che recita: la morte di ogni uomo mi diminuisce perché io sono implicato nell'umanità e pertanto non andare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona sempre per te. Se il professor Romano esce di scena, Ludwig invece torna alla ribalta. È un Ludwig diverso. Non ammazza più con ascia e martello i diseredati o i frati del Veneto. Ludwig adesso va in trasferta e fa stragi. Milano, 14 maggio 1983. Eros Sexy Center di Viale Monza. La sala a luci rosse più famosa della città. All'improvviso, intorno alle 17.45, le tende dell'uscita prendono fuoco. In un attimo il cinema è già un rogo e scappare diventa impossibile. Muoiono 6 persone, 5 spettatori e 1 passante che si era lanciato per aiutare chi era avvolto dalle fiamme, e purtroppo anche lui venne avvolto dalle fiamme. Una sciagura immensa con un responsabile. Chi ha incendiato l'Eros Sexy Center un nome ce l'ha e si firma 6 giorni dopo in un messaggio all'ANSA di Milano. L'ennesimo rituale comunicato di rivendicazione da parte di Ludwig, che spregiativamente parla di chi era in quel cinema. Rivendichiamo il rogo dei cazzi. Una squadra della morte ha giustiziato uomini senza onore e rispettosi della legge di Ludwig. Seguono i soliti particolari sui mezzi utilizzati e il motto Gott mit uns. Ludwig, insomma, ha fatto il salto di qualità. Ha cambiato scena, strategia, obiettivi. Questo è il primo atto forte di Ludwig, che colpisce un luogo pubblico anziché una delle persone singole. Ma i luoghi di depravazione sono molti altri. Il 7 gennaio del 1984, 8 mesi dopo la strage dell'Eros Sexy Center di Milano, Ludwig sale a Monaco di Baviera e si scatena contro la discoteca Liverpool. Vengono buttate delle 2 taniche all'interno del locale, avvolte in stracci degli indumenti e legate con dei lacci da scarpe. L'allarme è immediato e quasi tutti riescono a fuggire tranne una cameriera. Una ragazza di 21 anni, di origine italiana, Corinne Tartarotti, morirà alcuni mesi dopo, 3 mesi dopo, all'ospedale per l'esattezza. Puntualmente l'ANSA di Milano riceve un messaggio. A Liverpool non si scopa più, ferro e fuoco sono la punizione nazista. Ferro e fuoco per combattere il peccato. La crociata moralistico-purificatrice di Ludwig non ha più limiti. Vogliono operare una catarsi, una purificazione universale, ma questi sono sogni. Solo sogni.
Ludwig si rivolge non più alle singole vittime o alle coppie di vittime, ma alla collettività, cioè ai gruppi di persone. Gli ultimi delitti sono delle stragi. La strage è un reato ben preciso, perché la strage è l'annullamento del singolo. Non più colpire il singolo peccatore, ma coloro che organizzavano e lucravano sul peccato. Con questa nuova strategia che prende di mira i luoghi pubblici, Ludwig è diventato del tutto imprevedibile. Operava in città diverse, in momenti diversi, su persone diverse, imprevedibili, anche perché imprevedibile era anche la loro condotta, perché era condotta di un isterismo folle, non prevedibile col ragionamento. Certo, Ludwig lascia delle tracce, armi e oggetti ritrovati sui luoghi del crimine e le solite rivendicazioni, ma riesce sempre a scappare. E la polizia tedesca ovviamente si mette subito in azione, sentono qualche testimone, le posizioni vaghe. Alcuni clienti della discoteca tedesca affermano di aver visto due giovani salire al piano superiore del locale e buttare giù le borse infuocate. L'identikit dipinge due ragazzi sui 20 anni. Due giovani distinti tra il 1,80 e il 1,78, figura slanciata, un po' magri, un gruppo di persone che forse si scambiavano i ruoli per motivi folli, ma precisi, determinati nella loro mente. Ma chi potrebbero essere? Una cosa è certa. All'inizio del 1984, 7 anni dopo il suo primo crimine, Ludwig è ancora un nome senza faccia. Un mistero che continua insieme all'ingiustizia di 15 persone assassinate dalla follia. Marzo 1984, ore 15:30. È una domenica di carnevale e alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, c'è una festa in maschera. La confusione è notevole, così nessuno fa caso a due goffi personaggi, a disagio in costumi ridicoli. Sono due vestiti da Pierrot, con un vestito e la maschera da Pierrot, e hanno in mano due borse sportive. Nella sala comincia a sentirsi un fortissimo odore di benzina. Ma proprio allora uno dei due Pierrot dà fuoco alla borsa. Si vede un cerino controvento che accende a un certo punto improvvisamente la benzina buttata davanti alle uscite di sicurezza. Alla Melamara scoppia il panico. Per fortuna il fuoco non si propaga. La moquette era una moquette antifuoco. Quindi le fiamme praticamente sono divampate un pochino, ma spegnendosi subito. Il bilancio dell'agguato è lieve, ma la vera notizia è un'altra. I due Pierrot non sono riusciti a scappare. La folla inferocita li ha bloccati all'uscita. Abbiamo combinato un casino, ce le hanno pure suonate, ho preso fuori un sacco di botte e sono stato arrestato. Chi sono? Perché hanno voluto dare fuoco a una discoteca? E soprattutto, come mai quel gesto è così maledettamente simile all'ultima impresa di Ludwig? I due Pierrot si tolgono la maschera. Due giovanotti, carnagione chiara. Uno ha 25 anni e si chiama Wolfgang Abel. L'altro ha un anno in meno e si chiama Marco Furlan. Educati, gentili, freddi. Sono tutti e due molto alti, molto magri e molto belli. Soprattutto hanno entrambi un'identità sorprendente. Wolfgang Abel è un ragazzo nato nel 1959 a Monaco. La sua è una famiglia benestante. È figlio di uno dei più grandi dirigenti di una delle massime compagnie di assicurazione tedesche che operano nel territorio italiano. Ed è un ragazzo non soltanto di ottima famiglia, ma anche un ragazzo già laureato con 110 e lode in matematica a Padova. Marco Furlan è nato nel 1960 ed è figlio del primario del centro Ustionati di Verona. Al momento dell'arresto stava quasi per laurearsi in fisica. Cosa ci facevano due così, con due taniche di benzina, alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere? Marco Furlan sembra molto sicuro di sé, sprezzante e ironico. Wolfgang Abel invece è più timido e fragile.
La loro versione però combacia. Io ho avuto dei diverbi con dei ragazzi in discoteca e ho coinvolto il mio amico, ho detto guarda gliela devo far pagare, abbiamo improvvisato questa cosa, una festa di carnevale, una piccola discoteca, un po' di benzina, abbiamo fatto un po' di un pasticcio, è l'incoscienza della giovane età. Un pasticcio che avrebbe potuto causare la morte di molte persone. Ma come può l'incoscienza giovanile portare a tanto? Chi sono davvero Wolfgang Abel e Marco Furlan? Gli inquirenti indagano più a fondo nel passato dei due giovani dal volto d'angelo e scoprono che sono amici, molto amici. Marco Furlan, eravamo compagni di classe e quindi abbiamo fatto insieme il liceo scientifico. Il liceo Girolamo Fragastoro, uno dei più importanti della città, il liceo della buona borghesia cittadina. Io li conosco in quarta e si rivelano subito bravi studenti. Non risulta che frequentassero né associazioni sportive, né associazioni politiche, né partiti. Gli unici svaghi, il cinema e la musica classica. Erano così amici che noi pensavamo che a casa loro studiassero assieme, si preparassero assieme. Non fanno vita sociale, non hanno compagne femminili, addirittura c'è un sospetto latente di omosessualità che li insegue. Parlare di questo rapporto esclusivo, addirittura esclusivo, posso smentire nella maniera più assoluta. Ognuno aveva i suoi amici, eravamo molti amici, ci vedevamo noi come ci vedevamo con altri. Secondo qualcuno, i due avrebbero un'ideologia politica di estrema destra, molto vicina al nazismo. A Verona l'estrema destra godeva in quegli anni di un certo successo, faceva proselitismi tra i giovani, ma non solo. Io ero uno che era orientato verso destra con delle simpatie per la sinistra. Le suonerà un po' strano, però io ero proprio così. La vita di questi due ragazzi non si è mescolata con gli ambienti dell'estremismo fascista veronese. Io, e qui esprimo un parere personale, escludo categoricamente che loro abbiano avuto contatti con elementi della destra veronese. Per me se la sono costruita loro questa cosa. Abel e Furlan sono comunque di destra, proprio come Ludwig, e hanno appena tentato di dare fuoco a una discoteca, come ha fatto Ludwig in Germania. Negli inquirenti italiani, insomma, comincia a farsi strada un'idea. Abel e Furlan potrebbero essere Ludwig. Ma non sono un po' troppo giovani? Il primo crimine di Ludwig risale al 1977 e all'epoca i due avevano 18 e 17 anni. Loro, d'altra parte, parlano poco e negano tutto. Si rifiutavano di rispondere. Non erano facili, erano intignati, un po' induriti. Nell'idea che non parlando forse avrebbero tratto qualche vantaggio. Sia Abel che Furlan dicono che di Ludwig non sanno niente, solo quello letto sui giornali. Negano anche ogni impegno politico. Ma sull'incendio alla Melamara Abel cambia la sua versione iniziale. Non dice più che è stato uno scherzo, come continua a sostenere Furlan. Abel afferma che voleva proprio incendiarla, la discoteca, perché odia quel genere di locale. Tranciò giudizi morali dicendo che la discoteca è luogo di perdizione. Perdizione, corruzione morale. Sembra di leggere una rivendicazione di Ludwig. Era proprio di chi poteva fare quei proclami. Ma certo non mi diceva ce l'ho con gli ebrei, io sono un nazista, no, non diceva. Lei sa come sono gli interrogatori. Allora, uno viene interrogato, uno dice le cose come stanno, il giudice insiste perché vuole sentire la versione che fa comodo a lui. Allora insiste, dice vabbè ce l'avevo un po' con la discoteca, ecco. I sospetti contro Abel e Furlan crescono sempre di più, ma servono delle prove. E gli investigatori le cercano ovunque. Negli archivi del caso Ludwig, ad esempio, tra i tanti oggetti lasciati a confermare l'autenticità delle sue rivendicazioni, c'è una sveglia abbandonata nel rogo della discoteca Liverpool a Monaco. Quella sveglia di Marta Peter era stata inserita tra gli elementi riconoscitivi della rivendicazione di Ludwig. Per dire, troverete questa sveglia di quella marca con i numeri fatti in questo modo. Interrogata, la madre di Abel afferma che una sveglia identica
ce l'aveva anche il figlio. Mia madre è stata interrogata in maniera non regolare. Quello che è stato verbalizzato non era conforme a quello che le ha detto, perché mia madre ha detto: avevo una sveglia sì che ci assomiglia, ma i numeri erano diversi. Gli inquirenti proseguono nella ricerca di indizi. Wolfgang Abel aveva una casa a Monaco di Baviera e in questo appartamento la polizia fa un ritrovamento molto interessante, perché ritrovano gli inquirenti un libro di Ignazio Silone, un'avventura di un povero cristiano, che racconta le gesta di un prete vendicatore. Naturalmente questo elemento, connesso poi al modo di agire di Ludwig, fa una certa impressione. Ma le analogie non finiscono qui, perché il protagonista si chiama Ludovico, che si capisce da soli che è una chiara traduzione italiana di Ludwig in tedesco. E le sorprese non sono finite. In quello stesso appartamento e anche nella casa dei genitori di Furlan, gli inquirenti trovano dei fogli a quadretti. A prima vista sembrano puliti, non scritti. Esaminandoli bene, invece, si scopre che presentano dei segni. Premendo sul foglio con una penna biro, sui fogli sottostanti resta l'impronta, ecco il solco cieco, solco perché resta l'impronta, ma non si legge nulla a vista di quello che uno aveva scritto nel foglio sopra. Grazie a un procedimento usato dai colleghi tedeschi, gli inquirenti italiani riescono a decrittare quei solchi. Andammo a Monaco, vicino a Monaco, dove c'era un grande istituto che faceva queste ricerche con la macchina ESDA, che riesce ad arrivare al 32esimo foglio di un blocchetto, evidenziando l'impronta che si lascia sul primo foglio, scrivendo. E quando leggono il testo, restano sconcertati. La lettura di questi solchi ciechi, di questi fogli, fa leggere distintamente, lettera per lettera, tre rivendicazioni di tre attentati di Ludwig. A casa di Abel a Monaco di Baviera c'era la rivendicazione del rogo del cinema Eros di Milano, mentre nella casa di Furlan a Verona c'erano quelle della discoteca Liverpool di Monaco di Baviera e dei due frati di Vicenza. La perizia non è stata fatta. Un funzionario di polizia della Bundeskriminalpolizei ha mandato via tutti, ha detto che c'era una macchina che non funziona, insomma che la perizia non si poteva fare. Tra l'altro non risulta dai verbali di sequestro della polizia tedesca che da casa mia sia stato prelevato un pacco di fogli da essere sottoposto a perizia. Non solo la sentenza ricorda che la perizia c'è stata, è stata effettuata ed è stata anche consegnata agli atti, ma addirittura ricorda un passaggio fondamentale, cioè che il 13 giugno del 1984 vennero presentati proprio i risultati ufficiali della perizia, e in questi risultati c'è un passaggio chiave che dice che sono stati ritrovati dei foglietti incontrovertibili da ricondurre ad Abel, nei quali è stata scritta la rivendicazione del rogo del Sexy Center di Milano. Non basta. Buste e testi delle rivendicazioni di Ludwig vengono sottoposti a perizia grafologica. E si scopre qualcosa di molto importante. Il disegno dell'aquila che c'è nei volantini di rivendicazione, che non è copiato da un normografo, era fatto a mano. Per il perito è la mano di Wolfgang Abel. Per gli inquirenti è sufficiente. Abel e Furlan sono Ludwig. Li inchiodano una serie di alimenti: i fogli dei blocchi scoperti nelle abitazioni dei due, il disegno dell'aquila, le modalità di azione delle stragi a Milano e a Monaco e il tentativo di incendio alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere. Se non fosse stato per il Melamara, chissà per quanti anni ancora avrebbero proseguito. Perché loro andavano nei locali, buttavano la benzina, buttavano il fuoco, incendiavano, buonanotte. Wolfgang Abel e Marco Furlan vengono rinviati a giudizio. Devono rispondere di ben 15 morti tra omicidi, strage e tentata strage. Loro però si professano innocenti. Mai hanno detto che erano Ludwig. Non hanno mai confessato nulla. Io qua ci tengo a sottolineare che nei confronti miei non c'è assolutamente nessuna prova, né prova né indizio, che io sia in qualsiasi modo coinvolto in questa vicenda. Verona, 1 dicembre 1986. Dopo un'orribile storia di sangue durata quasi 10 anni e costata la vita a 15 persone, Wolfgang Abel e Marco Furlan sono chiamati a rispondere dei crimini firmati con la sigla Ludwig. I due insospettabili ragazzi della Verona Bene negano ogni colpa, ma i magistrati hanno più di un indizio. Eppure i dubbi non mancano. Davvero quei due studenti modello hanno fatto tutto da soli?
troppi indizi portano a pensare che ci fosse qualche complice. Si può trattare di fiancheggiatori, si può trattare di partner occasionali. Addirittura si parla di una setta con un piccolo gruppo di esecutori materiali tra cui Abel e Forlan e alcuni fiancheggiatori esterni. No, secondo me erano spiriti liberi. Non appare mai un rapporto di subordinazione nei confronti di qualcuno. Il processo di primo grado a Verona si svolge in un'atmosfera stranissima, non c'è quasi nessuno, un'indifferenza sostanziale, come se la città volesse dimenticare in fretta o non vedere questi che in fondo erano i loro figli migliori. Avevano cominciato con l'ignorarsi, pur sedendo nella medesima gabbia, come non si fossero mai conosciuti, come fossero estranei. Poi, all'improvviso, Wolfgang Abel e Marco Furlan hanno rotto il silenzio ed hanno cominciato a parlarsi, fittamente. Erano passati 2 anni dal loro arresto, molto magri, molto sprezzanti, li ricordo, molto arroganti, sguardi molto freddi, grande disprezzo verso tutto il mondo dei media. Furlan, sempre seduto, quasi raggomitolato nel suo disagio, e soprattutto quando il suo compagno Abel, preso da crisi nervosa all'arrivo in aula, aveva dato cappucciate contro le sbarre. Presenzieranno soltanto alla seduta di apertura e poi non parteciperanno più a nessuna seduta. Non ero in grado di reggere la situazione, per me era un incubo. Io all'epoca proprio non c'ero con la testa. Poco prima dell'apertura del dibattimento, Wolfgang Abel viene sottoposto a una perizia psichiatrica che Furlan rifiuta. La perizia conclude che Abel è semi-infermo di mente. Ma nonostante questo, il pubblico ministero Pavone chiede l'ergastolo sia per Abel che per Furlan. Gli chiesi l'ergastolo e non c'erano degli elementi concreti per affermare l'infermità mentale. Non avevano mai avuto disturbi mentali. E poi anche questo fatto della follia in due è un po' difficile. Il 10 febbraio del 1987, dopo 22 udienze e 12 ore di camera di consiglio, il Tribunale di Verona legge la sentenza. Marco Furlan e Wolfgang Abel, condannati dalla Corte d'Assise a 30 anni, sono stati infatti riconosciuti colpevoli soltanto delle uccisioni dei religiosi Lovato, Pigato e Bison e dei roghi del Cinema Eros di Milano, 7 le vittime, del Bar Sexy Liverpool di Monaco e del tentato incendio al Melamara, dove il 3 marzo dell'84 i due imputati furono arrestati. Per l'efferatezza dei delitti l'ergastolo sarebbe stata giustamente la misura inevitabilmente quella più idonea. La Corte ha dunque accolto la tesi della semi-infermità mentale, ma gli avvocati della difesa puntano ancora più in alto. L'avvocato Rinaldi è difensore di Abel. Si aspettava questo tipo di sentenza? No, la sentenza è notevolmente severa, eccessivamente severa. Comunque pensiamo che in appello potrà essere anche modificata sensibilmente. Il secondo grado di giudizio si tiene a Venezia, nel gennaio del 1988. Al processo d'appello cominciato stamani nell'aula della Corte d'Assise a Rialto si è presentato soltanto uno dei due imputati, Marco Furlan, che proprio domani compirà 28 anni. Su richiesta del procuratore generale Dragone ha confermato che stavolta non si sottrarrà alla perizia psichiatrica fin qui sempre negata. Dalle perizie emerse che Furlan e Abel erano affetti da schizofrenia paranoide. Sul piano psicologico il rapporto tra i due ragazzi era dominante da parte di Abel. In sostanza c'era una gerarchia nel rapporto di coppia tra questi due ragazzi. Io ho l'impressione che fosse Abel un po' quello che conduceva la cosa, quindi che Furlan sia stato un po' attratto dalla personalità forte di Abel. In attesa della sentenza d'appello, Abel e Furlan vengono costretti a un domicilio coatto. Abel va a Mestrino e Furlan invece a Casale di Scodosia. Furlan dormirà a casa di un falegname che, bontà sua,
non aveva figli, lo ha accolto e forse l'ha messo a lavorare per un po' di giorni nella falegnameria. Abel trova una stanza nel vecchio municipio di Mestrino e tutti e due sembrano tranquilli, rispondono alle domande della gente, affascinano in un certo senso le ragazze del luogo che si avvicinano a loro e loro sembrano sorridenti, tranquilli. Ti senti un soggiornante obbligato tu in questo momento o no? È bello, sono. Ma ti senti tu? Eh sì, lo sento perché ogni volta che cammino a un certo punto devo fermarmi e far dietro fronte. Perché? Perché c'è il confine del comune. Senti, tu adesso hai processo, ti presenterai, pensi di andare in aula? Sì, vedremo. E dalla vita che cosa ti aspetti? Se tu potessi adesso urlare a voce alta qualcosa, cosa chiederesti dalla vita? Beh, un bel lavoro nell'agricoltura. Ciao, eh. Il 10 aprile del 1990 la Corte d'Assise d'Appello di Venezia convalida in buona parte la sentenza di primo grado, riducendo però la pena da 30 a 27 anni di reclusione. Che il processo non sia stato regolare, l'ho spiegato adesso, sono dati di fatto. Che interesse hanno a addossarmi simile responsabilità? Chi c'è dietro? Che interesse c'è dietro? Non resta che aspettare la Cassazione. Cosa farà il Tribunale Supremo? Confermerà l'appello o, a sorpresa, emetterà un nuovo verdetto? La Corte di Cassazione nel 91 conferma la sentenza d'appello, 27 anni di carcere. Ma Abel e Furlan non ci stanno. Continuano a dirsi innocenti e per sfuggire al carcere fanno di tutto, davvero di tutto. Dovete dire in televisione che io non ho ammazzato nessuno! Abel, che stava a Mestrino, dormiva nella sua brandina, al primo piano del municipio, appena sa della sentenza, colto come dire ad un improvviso raptus, riesce a scendere dalla finestra e scappa. La sua fuga dura poche ore. Erano le 8:40. Per la prima volta non si era presentato in tempo per la firma sul registro. I finanzieri lo stavano tenendo sotto controllo, ma lui, scivolando su un palo della luce, si era calato sull'arretro. Era già distante quando è stato raggiunto dall'auto dei finanzieri. Ero semplicemente disperato, basta, disperato, perché sono stato condannato innocente a 27 anni di galera. Ero disperato, camminavo per i campi disperato. Abel viene arrestato e chiuso in carcere. La fuga di Marco Furlan, invece, avviene alcuni giorni prima della Cassazione ed è molto più organizzata. Furlan non reagisce d'impulso come Abel. Marco Furlan scappa davvero e per 4 anni nessuno sa dove sia. Modifica il suo cognome, da Furlan a Furlan diventa Eurani, e in bicicletta se ne va da quel paesino, riesce a raggiungere il confine tra Italia e Slovenia e verrà ritrovato 4 anni dopo a Creta, in Grecia. Sono rimasto stupito perché una persona che ha la coscienza a posto non dovrebbe scappare via. Non so, si vede che lui aveva timore di essere condannato. In conseguenza è scappato via. A Creta Marco Furlan fa l'interprete, il noleggiatore di auto all'aeroporto. Ma è proprio all'aeroporto greco che la sua vita cambierà di nuovo. Lì c'è un turista veneto che lo scorge e lo guarda mentre stava occupandosi di noleggiare delle macchine. L'ho detto a mia moglie che era in fianco. È stata lei a avere l'idea. Perché non gli facciamo una foto e magari poi in Italia si può controllare, si può chiedere a qualcuno? E così abbiamo messo i bambini a giocare davanti praticamente al banchetto e abbiamo fatto 3-4 fotografie. Il 17 maggio del 1995, dopo essere stato identificato dalla Criminal Pol, Marco Furlan viene arrestato a Heraklion. Questa mattina alle 8:30 lo ha arrestato la polizia di Creta, che nel suo appartamento ha trovato anche soldi, tanti soldi. E lui risponde tranquillamente che questi sono semplicemente i soldi che aveva guadagnato facendo tutti questi lavori in questi anni. Ma che non potevano dare quel quantitativo di soldi e che gli hanno trovato a Creta. Può essere un padre indulgente con il figlio aver garantito questo sostegno e questa copertura.
Ma al di là dei soldi, Furlan fa una rivelazione ben più importante alla polizia greca. Alla nostra domanda se era veramente responsabile di quanto veniva accusato, ha confessato di aver commesso i reati di cui era accusato. Ha parlato solo di una persona, che adesso è in carcere. Un italo-tedesco, Abel. Avevano costituito un'organizzazione neonazista all'età di 16-17 anni. Vorrei precisare che non solo io, ma anche molti colleghi venuti da Atene erano presenti durante queste sue ammissioni. Ma istradato in Italia, Furlan nega tutto. Marco Furlan ritratta totalmente quello che aveva detto al poliziotto greco, continuando a proclamarsi innocente. E non risulta nemmeno alla magistratura italiana che sia arrivato un rapporto di questo tipo con la conferma dei suoi delitti che lui non ha mai ammesso e tantomeno delle complicità. Di sicuro Furlan, dopo 4 anni di latitanza, viene riportato in prigione e non scapperà più. Dall'inizio del 2009 Marco Furlan è tornato libero. Wolfgang Abel invece sta finendo di scontare gli arresti domiciliari. Ma onestamente mi sento una persona discriminata. È chiaro che 22 anni passati dietro le sbarre non si possono dimenticare. Purtroppo quando uno passa tanti anni in galera innocente, quando deve subire tutte queste vessazioni, tutte queste umiliazioni, perché non c'è nessun motivo di dire che io ho creato questo gruppo, che io ho coinvolto altre persone, almeno Marco Furlan, che io ho dato inizio a questa squallida vicenda. Non c'è nessun motivo, non ci sono prove, non ci sono indizi. Cioè dire che io ho fatto tutto questo solo perché sono cittadino tedesco mi sembra un po' poco, ecco. Questa è la prima intervista alla televisione, assolutamente. Cioè io intendo per intervista che una persona sia consapevole di quello che dice. Io non so cosa hanno nelle loro menti, cosa sia passato, cosa passi adesso. La cosa che mi colpisce è che a distanza di 25 anni dal loro arresto, tutti e due continuano a dire noi non siamo Ludwig. Questo è ancora più inquietante. Maria Luigia Redoli è appena tornata dalla discoteca. È una signora di 50 anni che da sempre indossa minigonne vertiginose. Suo marito è nel garage. Il corpo di Luciano Jacopi, della vittima, viene ritrovato riverso, faccia in giù, sul proprio sangue. Si notava nitidamente che era stata attinta da numerose coltellate. E c'è un colpo di scena. Con l'arresto di Maria Luigia Redoli esplose il giallo. Nella prossima puntata di Delitti vi racconteremo la storia d'amore e morte che nell'estate del 1989 divide Appassiona Forte dei Marmi. La storia di Maria Luigia Redoli, la Circe della Versilia.